Stereo 5 TV presenta l'Almanacco del Giorno. In studio Luigi Comentale. Ben ritrovati amici di Stereo 5 TV, oggi è domenica 10 settembre 2023, la Chiesa ci fa festeggiare San Nicola e Santa Pulcheria, auguri alle festeggiati e ai festeggiati di oggi. Settimana numero 36, giorni dall'inizio dell'anno 253, 112 ne mancano alla fine. A Roma il sole è sorto alle 5.46 e tramonta alle 18.28 ora solare, a Milano alle 5.56 e tramonta alle 18.44, luna che si leva alle 0.45 per tramontare alle 16.44, Giove sorge alle 20.46 e tramonta alle 10.47, distanza dalla Terra chilometri 653 milioni. Il proverbio di oggi: dare un colpo al cerchio e uno alla botte. Il 10 settembre accade oggi del 1846, Elias Hove ottiene il brevetto per la macchina da cucito. In questo giorno del 1898 Elisabetta di Baviera, meglio conosciuta come la principessa Sissi, viene assassinata a Ginevra. Nel 1913 viene aperta la prima autostrada asfaltata che attraversa gli Stati Uniti da costa a costa. 20 anni dopo, il 10 settembre del 1933, ratifica del concordato tra la Germania nazista e la Santa Sede. Nel 1967 la popolazione di Gibilterra vota per rimanere una dipendenza britannica piuttosto che diventare parte della Spagna. In questo giorno del 2003 Anna Lind, il ministro degli esteri svedese, viene accoltellata a morte in un centro commerciale e morirà il giorno dopo. Sono nati oggi Karl Lagerfeld, stilista, la nostra compianta Giuni Russo, cantante, Jo Sada, cantautrice. Mentre per gli eventi ricordiamo nel 1994 il Settebello campione del mondo, la squadra di pallanuoto maschile vince l'oro ai campionati mondiali di Roma. Nel 1960 Bachila vince scalzo la maratona olimpica alle Olimpiadi di Roma del 1960. Nel 2006, dopo la bellissima vittoria dei mondiali di Germania, parte il campionato italiano di Serie A, l'unico senza la Juventus retrocessa. Ci lascia invece in questa giornata, nel 1827, Ugo Foscolo, uno dei massimi autori della letteratura italiana e principale esponente della corrente preromantica, concepì la poesia come impegno in nome degli ideali di patria, libertà, arte e bellezza. La nostra frase aforisma quest'oggi, pensate, di Napoleone Bonaparte: bisogna sempre lasciar trascorrere la notte sulle ingiurie del giorno innanzi. Con questo noi terminiamo il nostro almanacco, un saluto da Gino Comentale, grazie per averci guardati, appuntamento a domani e continuate a seguire Stereo 5 TV. Ciao! L'almanacco torna domani.